Mamma mia, che capelli da merda! Ragazzi, in questo nuovissimo video di Clash Royale siamo ritornati a distanza di così poco tempo su questo gioco che mi sta maledettamente mangiando il cervello. Raga, questo gioco non ci posso fare niente, mi piace davvero davvero un sacco, è troppo troppo figo. E proprio ieri è uscito un update che tra l'altro dovevo registrare ieri questo video, solo che non sono riuscito a registrare perché dovevo raggiungere le 1100 coppe adesso per fare una cosa assai misteriosa. Vi spiego cosa minchia devo fare. Innanzitutto vi faccio vedere l'upgrade che hanno fatto, che hanno aggiunto ovviamente la lingua italiana, cioè praticamente tutte le lingue, tra cui ovviamente la lingua italiana. Però ancora non è uscito in Italia il gioco, ma c'è solo la lingua italiana. Si può scaricare sempre con lo store canadese o con la pick up. Hanno cambiato la skin, questa qui. Hanno aggiunto altre carte, che tipo i tre moschettieri, che tipo è figa sta carta. Ancora non l'ho trovata, però è figa. Il gigante royale, i tre moschettieri, il principe nero e la veleno, che è la pozione. E poi ci sono anche le carte leggendarie. Oltre all'epic ci sono le leggendarie incredibili. E poi c'è anche una nuova arena che è tipo questa, l'officina del costruttore, che si raggiunge a 1700 trofei. Oltretutto, ragazzi, dopo l'ultimo video, cioè tipo dopo 10 minuti, il clan si è riempito. Io voglio far vedere quest'altra cosa, che è il nostro clan, ovvero l'Illuminati Crew, è tipo 40esimo nella classifica locale italiana. Quindi siamo 40esimi, siamo 50 membri, abbiamo 16.673 trofei di media ed è veramente un risultato incredibile. Ed è bello perché comunque ci confrontiamo con tutti, sta creando una bella armonia all'interno del clan. Come vedete, il clan è aperto e quindi comunque c'è sempre un ricircolo di player, magari qualcuno esce, qualcuno entra, così almeno un po' per volta riuscite ad entrare tutti. Non possiamo fare 80 clan dell'Illuminati Crew perché sarebbe difficile gestirli. Già è difficile con questo, pensiamone con 2, 3, 4. Quindi teniamo questo per buono e questo ci teniamo. Come vedete, altra cosa, ho 1115 trofei, sono in arena 4 e in questo video andrò a fare una cosa assai stupida, assai importante. Andrò ad aprire, ragazzi, per la prima volta, forse. Spero. Su YouTube Italia il baule super magico. Questo nuovo baule che hanno aggiunto da 2800 gemme. Che tra l'altro ho scoperto che più sali di arena più costano queste cose. 2800 gemme, 620 gemme le ho. Quindi devo shoppare ben 25 euro di gemme. Partiamo dal presupposto che ognuno fa con i soldi quello che cazzo vuole. Io volevo assolutissimamente spacchettare questa nuova cosa almeno una volta nella vita e far vedere anche a voi cosa si può trovare appunto all'interno di questa cesta. Si possono trovare 12 carte epiche, 72 rare, 360 carte in totale. È un patrimonio di oro di 2400 a 3000 di oro. C'è una cosa impressionante. Dobbiamo arrivare per forza, cioè proprio per forza, a 20.000 like per questo fottuto video, perché altrimenti tutto questo mio lavoro è vano. Quindi andiamo a comprare le nostre 25 euro di gemme. Confermiamo l'acquisto e vediamo se ci siamo, ragazzi. Vediamo. Stiamo acquistando queste 25 euro di gemme. Pagamento riuscito. 2500 gemme ricevute. E la connessione non c'è più. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Siamo pronti, ragazzi. Questo è il momento di cliccare fottuto pollice in su, perché altrimenti veramente non l'apro più. Non farò mai più video su Clash Royale. Ma non spero, perché a me piace un sacco questo gioco. Sotto a premere pollice in su. Adesso. E io sto andando ad aprire questo baule magico. 2800 gemme, 25 euro di baule, pronto per essere spacchettato. Vai! Mamma mia! 2735 oro! La fulmine, la prima epica che troviamo. La seconda epica, la furia. Mamma mia, tutte le pozze sto trovando. Ok, l'orda di sgherri. Ne abbiamo trovato un bordello, tipo 86. La Tesla. La Tesla è una carta comune di merda. I goblin. 97 carte dei goblin. 72 carte di upgrade del razzo. Un'altra carta epica. 11 upgrade. 10 carte epiche della mongolfiera. Cioè 10 carte epiche della mongolfiera. Voi non sapete idea che questa adesso praticamente devasta sta cosa. Allora, innanzitutto, allora, andiamo ad upgradare la mongolfiera, che la uso praticamente sempre. E poi vedere fino a... Ok, altri 1000. Minchia, 1000 per upgradarlo. Porca troia. Però siccome è una carta che uso tantissimo, ci sta l'upgrade. Ci sta un sacco. Quindi andiamo ad upgradare questa cazzo di carta che costa 1000. Un devasto per Dio. Fa un sacco di danno, raga. Vai così, abbiamo ancora 1200
16 monete e non upgradiamo un cazzo. Basta, queste 1216 monete me le tengo belle che conservate. Quindi ragazzi, questo è il mio deck attuale con il principe a livello 1, gli scheletrini, la witch a livello 2, la mongolfiera a livello 3 che è devastante, le frecce a livello 6. Basta, direi che ci siamo. Intanto abbiamo fatto anche un achievement, collezione 30 carte, andiamo a prendere anche questo achievement, 5 gemme, così non si sa mai, le possiamo sfruttare per qualche cosa. E andiamo a fare una partita per spacchettare anche il baule della corona, se riusciamo. Quindi andiamo a fare battaglia. Adesso come si comporta la mongolfiera a livello 6? Ok, siamo con un livello 5, quindi un nostro pari, perfetto. Si chiama Niccolò, questo è italiano, sicuramente. Ciao Niccolò, GG per te. Allora, mettiamo, innanzitutto aspettiamo la sua mossa, però non voglio sprecare l'elisir, quindi mettiamo mongolfiera. Ok, un attimino blocchiamo questo di brutto. Ok, GG, quella mongolfiera è stata totalmente inutile. Mettiamo qui il nostro draghetto, che quella mongolfiera, vediamo i danni a livello 3, deve essere tipo devastante. Oddio, forse la distrugge. Mio Dio, raga, quella mongolfiera è impressionante. Cioè, si è tankato una torre. Mamma mia, impressionante. Che mettiamo il moschettiere qua, così fanno moschettiere e moschettiere. Perfetto. Il draghetto lì a livello 2 deve fare anche i suoi bei porchi danni. Oh cazzo, il domatore è proprio rotto in culo. Lasciamo fare il domatore. E mettiamo il gigante qua. Non... era un gigante inutile. Gigante sprecato. Non fate mai questa mossa, però. Va bene così. Che adesso, siccome dobbiamo tenere il vantaggio, buttiamo ste frecce da questo cornutazzi. Dovrebbero morire, ok. Se riesco a far spawnare la mongolfiera, quella torre è giù. Dai, mongolfiera. Però, merda, c'è la witch. Ci sono anche i co... no, ok, quelli non rompere il cazzo. Drago, mai buttare gli scheletretti quando c'è la witch. C'è anche un altro fottuto domatore. Ma chi minchia l'avevo visto? Merda. Andiamo così, ok. C'è la witch. Che adesso dobbiamo difendere tantissimo, ragazzi. Almeno dobbiamo distruggere questa torre, come minimo. Tutto tuo padre quando ti ha messo al mondo. Ok, andiamo di principe. No, perché non mi ha messo il principe? Perché non mi ha messo il principe? Merda. Perché non mi ha messo il principe? Lo mettiamo adesso, no problema. Mettiamo anche questo. Dobbiamo difendere in modo incredibile la nostra torre. Mettiamo qui gli scheletretti che dovrebbero distruggere sta witch da merda. Ok, così. Mettiamo anche il drago di supporto. Vai così. No, frecce di merda. Vai così. Buttiamo un'altra strega qua dietro. Buttiamo le frecce qua. Quella torre deve andare giù. Dai. Ok, quella torre giù. Dai così, quella torre giù. 20 secondi, dobbiamo tenere questo vantaggio per 20 secondi. Mettiamo un moschettiere qui a difesa della torre centrale. Mamma mia. Anche 3 stelle, 3 corone, mamma mia. Andiamo a aprire anche questo baule della corona. Vediamo cosa ci offre. Un cazzo sostanzialmente, perché dopo che abbiamo aperto 25 ore di baule, che cazzo ci aspettiamo? Non è uscito niente di interessante. Comunque ragazzi, per questo video direi che era tutto. Come sempre vi devo lasciare un bel pollice in su sotto a questo video se il video vi è piaciuto, e se vorreste altri video di Clash Royale che vi porterò comunque, perché a me piace un sacco, ci sto giocando davvero tantissimo. Siamo a 1144 trofei, che non è per niente male. In arena 4 mi piace. Detto questo ragazzi, io vi saluto, la Geppi Tech è tutto, ciao.